avete riconosciuto? Ebbene sì, si tratta del nostro Harrison Ford. L'attore è tornato sul grande schermo recentemente col suo ultimo Indiana Jones, con il quale ci saluta tutti. Non in quel senso, non ho ancora visto il film, quindi non vi fate strane idee. E niente, oggi sono qua per parlarvi un po' della sua evoluzione. Ciao, sono Captain Nerd, bentornati su Chuck e azione! Il nostro Harrison nasce nel luglio del 1942 a Chicago. È un attore statunitense che nei suoi anni migliori ha partecipato ad alcuni film statunitensi di maggiore successo, lavorando per cineasti quali George Lucas, Philip Noyce, Ridley Scott, Steven Spielberg e Peter Weir. Ha ricevuto una candidatura all'Oscar per il miglior attore per Witness, il testimone nell'86, e 4 candidature ai Golden Globe più una ai premi BAFTA. Molti personaggi interpretati da Ford sono, come si suol dire, seri, decisi, ma anche molto ironici, perché come ricorderemo molto bene, il nostro Ian Solo in Guerre Stellari, la prima trilogia, quella degli anni ormai passati, lasciò molto scalpore nel suo personaggio, anche perché ha saputo conquistare i cuori di tante donzelle a quei tempi. Proseguendo, è diventato protagonista anche della saga di Indiana Jones, il nostro archeologo preferito, il nostro Indiana. Possiamo ricordarlo anche come cacciatore di replicanti Rick Deckard in Blade Runner e anche per il rifacimento del film negli anni più recenti, Blade Runner 2049. Poi vabbè, come ho detto anche prima, è diventato famoso anche per la candidatura all'Oscar come miglior attore grazie al film The Witness, il testimone. Comunque inoltre ha preso parte poi ad altri film come Jack Ryan, Il Fuggitivo, Sotto il segno del pericolo e Giochi di potere, dove comunque si è fatto apprezzare molto anche lì. In quei 10 anni è stato un pochino più fermo, per poi riprendere un ruolo in Cowboy vs. Aliens nel 2011. Poi prendere parte comunque ad altri film come 42 o anche il remake, insomma la trilogia sequel di Star Wars, dove riprende in mano il personaggio di Han Solo invecchiato e quindi porta avanti un po' la sua storia. E grazie al risveglio della forza si è un po' ributtato, diciamo, nel mondo del cinema. La sua vita privata è un po' complicata, come si suol dire, perché egli nel corso della sua vita ha avuto ben 3 mogli. Dalle prime 2 ha avuto 2 figlioli ciascuno, mentre dalla terza ha deciso di adottare un figlio che aveva già adottato questa e quindi diventare padre di un 5° figlio. Tra l'altro nel 1993, a 51 anni, è diventato per la prima volta nonno di Eilil, figlio di Willard, un suo figlio. Purtroppo c'è da dire che di Oscar non ne ha vinti neanche uno, se non qualche candidatura ogni tanto, e questo è un po' un peccato, anche se credo che questo non dipenda sempre da come lui interpreta, ma anche dalla tipologia di film che va a fare. Ovviamente un film d'avventura difficilmente vince il premio Oscar, a meno che non sia tratto da un libro e diventi molto famoso a livello di fantascienza, come possa essere anche Il Signore degli Anelli, però comunque è pur sempre difficile. In ogni caso, una bella chicca ve la sto per dire. Il nostro Harrison Ford, ora ho detto è uscito il suo ultimo capitolo di Indiana Jones, che mi dispiace un po' non stia facendo tutto quel gran successo, e il nostro Ford lo ritroveremo anche nel Marvel Cinematic Universe. Infatti andrà a fare il nostro generale Ross, dato che l'attore purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa, l'attore che interpretava Ross. E quindi andrà a interpretare lui e dice che possa apparire nel prossimo film di Captain America, quello dove c'è il protagonista il nostro Sam Wilson, alias Falcon, che nella serie Falcon e Winter Soldier è diventato il nostro nuovo Captain America. E qui forse vorranno approfondire il discorso di Red Hulk, quindi ve lo immaginate il nostro Harrison Ford diventare un Hulk enorme rosso? Io non vedo l'ora, pazzesco. E tornando comunque al discorso del cinema in sé, purtroppo tutti i film che stanno uscendo stanno un po' floppando. Il motivo è che, secondo me, probabilmente le persone sono un po' stancate dei generi di film a cui, cioè, che stanno uscendo in questo momento, perché sennò non potrebbe essere possibile. A parte Avatar, che ha fatto un enorme successo, e qualche film della Marvel, ultimamente stanno floppando tutti, a partire da Marvel, a fine alla Disney, a tutto il resto. Quindi probabilmente ci stiamo avvicinando verso il collasso di un'era cinematografica e ne inizierà un altro. Io spero comunque che si dia più importanza a film legati a una sceneggiatura che si regge in piedi invece che a film che hanno una CGI pazzesca. Cioè, uno deve andare al cinema per vedere la sceneggiatura, la scrittura, i personaggi, non a vedere le
panorama fatto bene al computer, cioè, se no sarebbe... Sì, magari anche quello, però ora non voglio perdermi un po' in tema. Il nostro Indiana Jones, come ho detto, è stato un po' sfortunato a uscire al cinema, c'è da dire che è uscito anche in un periodo abbastanza difficile, che d'estate le persone vanno un po' meno al cinema, vanno più al mare, così via. E poi è uscito in mezzo anche ad altri film, quali The Flash, Transformers, che potrebbero aver un po' danneggiato l'incasso di questa pellicola. Comunque il nostro Harrison Ford ha poco di cui lamentarsi, alla fine è pur sempre un grandissimo attore che ci ha fatto sognare nel corso degli anni, ci ha regalato dei personaggi invidiabili e secondo me ha una carriera comunque molto apprezzata. Quindi molta molta soddisfazione per come sta proseguendo il cammino quest'attore e spero per lui che gli vada sempre meglio. Ora non vorrei che la sua carriera finisca a causa del Marvel Cinematic Universe, se no sarebbe da spararsi. In ogni caso sono arrivato alla conclusione di questo video, spero che vi sia piaciuta un po' l'evoluzione, la storia di questo personaggio, anche perché è abbastanza noto al pubblico. E se siete interessati a avere altre storie di altri personaggi, commentateci sotto che così possiamo anche fare dei video per voi. In ogni caso iscrivetevi al canale cliccando anche sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. Ricordatevi anche di seguirci anche sugli altri social. E da Captain Nerd qui oggi è tutto, e noi ci ritroveremo presto a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!